Massimiliano Federica, come commenta i dati Istat usciti in queste ore? Sono dei dati che testimoniano che il Paese, i nostri cittadini stanno vivendo uno dei più grandi drammi sociali della storia del Paese stesso. Infatti mai si erano visti dei numeri del genere: 46% di disoccupazione giovanile, 13,6% di disoccupazione generale, 3 milioni e mezzo di disoccupati. In questo dramma il governo l'unica cosa che sa fare è presentare qualche slide dopo il Consiglio dei Ministri con il Presidente del Consiglio, oppure un decreto lavoro che dà zero risorse per affrontare questo dramma. La Lega è l'unica forza politica che ha portato e porta una proposta concreta, ovvero abolire la riforma delle pensioni Fornero. Solo così si potrà ricambiare il mercato del lavoro e quindi dare l'opportunità ai giovani di mettersi e quindi ridare spinta a una situazione che ormai è insostenibile per la nostra gente.